come tanti petali dai colori pastello che si schiudono lasciando intravedere in tutto il suo splendore un fiore unico. Si è mostrato così il nuovo padiglione F dell'Istituto Santo Stefano di Porto Potenza Picena agli occhi dei numerosi intervenuti alla cerimonia inaugurale. La presentazione della nuova struttura è avvenuta nel corso di un momento di profonda condivisione con collaboratori, autorità ed amici. La benedizione, impartita da Sua Eccellenza Monsignor Luigi Conti, arcivescovo di Fermo, è scesa su tutti i presenti, tra cui il presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli, il sindaco di Potenza Picena, Francesco Acquaroli, i dirigenti del Santo Stefano, Enrico Brizioli, amministratore delegato, Mario Ferraresi, presidente, e l'amministratore delegato COS, Giuseppe Vagliati. Il padiglione F, ha spiegato l'amministratore delegato Santo Stefano Enrico Brizioli, è un'opera molto avanzata dal punto di vista architettonico, un edificio studiato in modo specifico per la riabilitazione che va a caratterizzare la sede di Porto Potenza in modo innovativo, pur mantenendo alcuni richiami con la sede storica. La nuova struttura non rappresenta un aumento di offerta di posti letto, ma una riorganizzazione degli spazi di Potenza Picena e una complessiva riqualificazione della sede storica. Segno tangibile dell'importanza che l'azienda dà agli investimenti sia sul fronte dell'espansione che del miglioramento della qualità delle prestazioni che vengono erogate. In totale aderenza con la filosofia che da sempre guida il Santo Stefano Riabilitazione, persone per servire persone. Un impegno che avevamo assunto qualche anno fa, anche quando il gruppo passò all'interno del gruppo COS, ed è un impegno che abbiamo mantenuto, dimostrando che il Santo Stefano è una parte sempre più importante della sanità marchigiana che investe in servizi e vuol continuare a investire nel miglioramento dei servizi. Un intervento che si inserisce in un programma di investimenti che qualificano ulteriormente il Santo Stefano come partner attivo nel sistema sanitario regionale e nazionale, con il quale c'è una convergenza di obiettivi e finalità sul fronte della qualità dei servizi ai cittadini. Sì, ci teniamo molto, noi ci sentiamo veramente una parte del servizio sanitario regionale e abbiamo sempre collaborato in questo senso, riconvertendo ospedali pubblici, acquisendo cliniche in difficoltà o facendo opere come questa che credo rimangano come testimonianza di un impegno civile oltre che una volontà di dare servizi migliori. A me piace vederla non come un punto d'arrivo ma come uno strumento per rafforzare ulteriormente l'azienda, per essere in grado di migliorare ancora il servizio che eroghiamo ai nostri pazienti e alle famiglie, e anche uno strumento per rafforzare l'immagine del Santo Stefano a livello nazionale e anche sovranazionale. Santo Stefano Riabilitazione dal 2007 è entrato a far parte del gruppo COS. Grazie al programma di sviluppo ed investimento attuato dall'importante holding sul territorio della nostra regione e non solo, la crescita del Santo Stefano da quel momento ha subito una vera e propria impennata, trasformandolo in una delle maggiori catene di cliniche di riabilitazione in Italia, con 38 strutture, di cui 18 ambulatoriali, dislocate in 6 regioni italiane, circa 1.900 posti letto e oltre 2.500 tra dipendenti e collaboratori. Solo nelle Marche Santo Stefano ha 27 strutture, di cui 15 centri ambulatoriali, circa 1.200 posti letto e oltre 1.700 tra dipendenti e collaboratori. L'esperienza del Santo Stefano ha consentito al gruppo COS di attivare anche una prima struttura di riabilitazione ospedaliera in India. Nell'ingresso del gruppo COS a Santo Stefano, per dare qualche numero, fatturava 70 milioni di euro circa con 1.000 dipendenti. Quest'anno il valore delle prestazioni sarà intorno ai 170 milioni, quindi più che raddoppiato. I dipendenti sono cresciuti a 2.000, i collaboratori ulteriori sono più di 500, e questo è frutto di importanti investimenti, circa 200 milioni che in questi anni abbiamo fatto con grande fiducia da una parte nell'organizzazione di Santo Stefano e grande soddisfazione per i risultati che siamo riusciti a ottenere in termini di sviluppo dell'attività al di fuori delle Marche e di qualità del servizio che riusciamo a erogare ai nostri pazienti.
Il nuovo padiglione F è dotato di 113 posti letto, in larga parte destinati all'assistenza e riabilitazione di pazienti, molti dei quali in stato di coma prolungato. Con la sua realizzazione, i 430 posti letto totali della sede di Porto Potenza del Santo Stefano verranno distribuiti in spazi molto più ampi, tecnologici e accoglienti a beneficio dei pazienti e a vantaggio del comfort, dell'efficacia ed efficienza dei locali adibiti alla riabilitazione. L'edificio presenta ampi spazi luminosi ed è concepito in modo da consentire ai pazienti di avere ampie vedute verso l'esterno con affacci sul mare ed un panorama che da sud spazia fino al Monte Conero. La modernità delle grandi vetrate e delle strutture in acciaio è arricchita dalla scelta di materiali e colori tipici del territorio in cui si inserisce il nuovo padiglione. Binomio Potenza Picena-Santo Stefano, inscindibile soprattutto oggi. Inscindibile, oggi più che mai abbiamo riscoperto un valore che abbiamo sempre avuto forte in noi, è il valore della qualità del rapporto che c'è stato tra il Santo Stefano, la famiglia Cassano, Antonello Rosali, Mario Ferraresi e oggi la COS col dottor Brizioli e il nostro territorio, la nostra comunità cittadina. Un binomio vincente che ha portato sviluppo, benessere, economia positiva a tutti e oggi un'opportunità di orgoglio ulteriore e soprattutto un grande prestigio poter ospitare qui da noi una struttura importante come quella del padiglione F. Noi crediamo fortemente nelle possibilità che questo lavoro svolto in questi anni da tutte le amministrazioni precedenti, dagli amministratori, da tutto il personale, da tutti i dipendenti hanno portato a Porto Potenza, a Potenza Picena e crediamo pure che sia un esempio di buona sanità sia nella regione Marche e in Italia. Oggi noi ci sentiamo protagonisti di un'impresa che da questo territorio ha attraversato il territorio nazionale e oggi sta anche andando all'estero, quindi è veramente con grande e straordinario orgoglio che oggi inauguriamo questo padiglione. L'aumento dell'età media della popolazione, la maggiore consapevolezza e l'aspettativa di mantenere alta l'autonomia e la qualità della vita hanno determinato negli ultimi anni un trend in progressiva crescita della domanda di riabilitazione. In questo ambito Santo Stefano si colloca come la risposta migliore e più qualificata alle numerose esigenze dei cittadini. Migliora l'offerta dei servizi nel territorio regionale, una struttura storica che oggi ha maggiori spazi per poter sviluppare la propria attività a servizio della nostra comunità. Sono investimenti importanti perché appunto permettono di andare nella direzione della qualità, dell'aderenza ai bisogni di una realtà come Santo Stefano che da tanti anni opera, devo dire, con ottimi risultati. Oltre a qualificare la nostra regione, è una struttura che ci ha portato fuori dai nostri consueti confini. Sì, da sempre è meta anche di mobilità extraregionale, proprio in forza di quello che viene fatto qui dentro, ma per noi insomma vuol dire soprattutto dare quella continuità assistenziale di cui c'è tanto bisogno, magari sugli acuti per anni si è investito molto, su quello che viene dopo, quello che viene prima o meno, questa invece è una realtà che da sempre riesce a dare una risposta importante appunto nella continuità e nei bisogni dei nostri cittadini.